Buona domenica, cari fratelli e sorelle, una domenica ancora una volta particolare. Vogliamo metterci in ascolto del Vangelo che la liturgia ci propone, il Vangelo di Gesù e la Samaritana. Tutta la scena avviene al pozzo. Il pozzo è un luogo sponsale, era l'unico luogo in cui uomini e donne al tempo di Gesù potevano parlare insieme. Allora già da qui abbiamo un primo messaggio. C'è un Dio che desidera incontrarsi con noi. C'è un Dio che desidera sposare l'umanità, rimanere con lei, donare il suo amore. È un Vangelo che ci richiama innanzitutto la generosità di Dio, un Dio che desidera stare con noi. E poi c'è questa donna che va al pozzo. Va al pozzo perché ha sete. La vita di questa donna è segnata da tanti fallimenti, 5 mariti, una storia travagliata. È una donna che va al pozzo a mezzogiorno per evitare l'imbarazzo dei commenti della gente. Ma la sete di questa donna diventa un dono. La sete di questa donna diventa la possibilità di incontrarsi con Dio. Che bello questo messaggio anche per noi. Riconoscere, dare un nome ai nostri fallimenti, a quello che è andato storto nella nostra vita. Questo Vangelo sembra dirci che per poter arrivare al vero Dio ho bisogno di vedere, riconoscere i miei idoli. Ho bisogno, come ha fatto Gesù con la donna, che in qualche modo la stuzzica, la pizzica. Dov'è tuo marito? Non ho marito, dice il vero, le risponde Gesù, ne hai avuti 5. È una parola che pizzica, è un po' come il disinfettante che metti su una ferita, brucia all'inizio, ma è una parola che fa bene, permette a questa donna di far verità nella sua vita, permette a questa donna di riconoscere la sua sete, una sete che solo Dio è in grado di saziare. Allora potremmo dire, facendo un po' un gioco di parole, che Dio ha sete, che noi abbiamo sete di Lui. Dio ha questo desiderio profondo di incontrarsi con noi. E la donna coglie tutto questo, tanto che alla fine lascia l'anfora. Non ha più bisogno di acqua, perché ha trovato una sorgente vera. Ha trovato l'amore, ha trovato la salvezza. Ha trovato Gesù e questo la porta a dimenticarsi di se stessa. Lei che aveva avuto 5 mariti, che aveva cercato disperatamente relazioni in questo mondo, ha trovato la relazione vera, la relazione con Dio. Allora, 3 provocazioni che possono venire anche per noi in questa terza domenica di Quaresima. La prima, di che cosa mi disseto? A che pozzi vado a cercare acqua nella mia vita? Provo a cominciare a dare un nome a quelli che possono essere gli idoli che promettono felicità alla mia vita, ma che alla fine non saziano fino in fondo la mia sete. Seconda provocazione. C'è un Dio che mi cerca nella mia sete. Guarda bene, perché nella tua sete, in quella sete che provi, quella sete di senso, di felicità, in quella sete troverai Cristo. Terzo passaggio, la missione. La donna parte, va, annuncia, non tiene questa gioia per sé. Allora anche noi oggi possiamo vivere questa missione in casa, con i familiari con cui condividiamo anche questo tempo così particolare, con una telefonata, con piccoli gesti, con piccoli segni di cura e di attenzione. Testimoniare, trasmettere la gioia e la speranza che vengono dall'aver incontrato Gesù. Allora, cari fratelli e sorelle, a tutti una buona domenica.